Però lei ha già fatto una mossa che solo il fine Ulisse poteva escogitare, la Tima Danaos e Dona Ferentes. Perché? Perché rivolgendo l'elegia a Renzi, che è tutto suo frutto, lei ha buttato questa volpe nel pollaio del PD, con gli effetti che sta sortendo, perché questa è tutta opera sua, quella di elevare... sì, certo, certo. Ci mancherebbe... allora, diciamola, no, professore, via, gli ha buttato sto volpone dentro il pollaio, ha capito? Solo Ulisse poteva escogitare una cosa del genere. Sì, beh, così abbiamo fatto capire che questo modesto Renzi non sa chi è. Cioè, lui crede di essere di sinistra, ma è amato dalla destra. E siccome uno non è quello che vuole essere, ma quello che gli altri immaginano che sia o vedono che sia, lui evidentemente, anche a sua insaputa, risulta caro alla destra dei Dell'Utri e dei Verdini, sì, che naturalmente lo rende meno potabile per i suoi. Ma tanto, comunque vada a finire, anche nel caso suo c'è poco da muoversi, perché nella ipotesi bipolare lui deve giocarsi la partita con Bersani a rischio di perdere, quindi che il candidato sia Bersani. Sì. Nelle famose primarie, che sono questa invenzione all'americana che abbiamo importato in modo maccheronico in Italia. Sì. Se invece c'è una riforma proporzionale, lui rimane il migliore candidato possibile, perché preso atto, come sempre dicevo, al fatto ieri, che con proporzionale i partiti principali molto ridotti, non più di 5 o 6, 6 mettiamo, siano il PD, il PDL, Grillo, l'UDC e non so se Di Pietro o Vendola, comunque diciamo si arriva a 6 o 7 partiti, allora il partito che ha la maggioranza relativa, anche soltanto col 26-27%, è il PD, che ha più punti, più una percentuale più alta del PDL. E allora cosa fa? È proprio quel partito che, come dicevo prima, indica al Presidente della Repubblica il candidato Premier, e si discute, quindi a quel punto il Presidente della Repubblica dà l'incarico alla persona indicata dal partito che ha vinto, e mettiamo che sia Bersani. Ipotesi così più o meno suggestiva. Bersani tenta di fare un giro per ottenere una maggioranza nell'ambito della sinistra, e tra Di Pietro, che ormai è ingrillito, e Vendola e quello che sia, non riesce a trovare una maggioranza convincente. E allora ripropone un modello Monti, che pur non avendo più un tecnico indicato dall'altro dal Quirinale, ma un politico, che quindi è stato eletto, è un modello in cui la maggioranza è costituita dalle tre minoranze che tuttora rappresentano la maggioranza, cioè da PD, PDL e UDC, i quali tre partiti raggiungono il 51%, quello che sia, e quindi sono in un accordo che riproduce quello del governo Monti, ma con una figura politica di riferimento, sono una maggioranza sicura. E a questo punto che cosa fa Bersani? Deve trovare un candidato politico che sia gradito anche al centrodestra. E certo, di tutti quelli che lui ha, possiamo immaginare la smorfia di Berlusconi, di Alfano e di chiunque ci sia, al nome Rosi Bindi, o al nome D'Alema, o al nome Veltroni, ma non appena di tutti i nomi escussi da Bersani si arrivi a quello di Renzi, il PDL dirà di sì, e dirà di sì anche l'UDC, cioè la figura che ha maggiore possibilità di stare in un punto di equilibrio fra centro-sinistra e centrodestra, essendo gradito al centrodestra e offerto al centrosinistra, è Renzi. Quindi una riforma proporzionale allo stato attuale rende Renzi il più potabile dei possibili premier che nascono non dal bipolarismo che a lui tanto piace, ritenendosi di sinistra, e la sinistra luogo di tutti i beni possibili e luogo delle virtù, cosa che gli ho detto, perché tutta questa cosa risale a un incontro con Renzi dalla Gruber, in cui io, con grande malizia, mentre lui faceva lo spiritoso e lui era di sinistra, la sinistra, e tutti si dovevano convertire, dissi: guarda che tu sei molto amato da Verdini e da Dell'Utri, sei molto amato dalla destra, e cominciò così. E siccome questa cosa è vera, i suoi comportamenti, il suo giovanilismo e la sua aria così di persona senza pregiudizi ideologici lo rende oggettivamente più vicino al centrodestra, non più vicino al centrodestra che al centrosinistra, ma il più vicino al centrodestra di quelli di centrosinistra, lui dovrebbe tranquillamente meditare al fatto che se la riforma elettorale cancella questo abominio delle liste bloccate, delle coalizioni, e arriva a un civile proporzionale con lo sbarramento al 5%, che a me non conviene
ma che è quello a cui stanno lavorando per risolvere soprattutto un problema, che siccome i cittadini italiani vogliono preferire qualcuno, le preferenze consentono di risolvere molti problemi all'interno, in particolare attraverso una selezione non forzata dai vertici, ma stabilita dalla base, certo, che vota, certo, e quindi quelli che non vorranno. Lei ha pietrificato Renzi a 8,5 come la Medusa pietrificava i titani che le si apprestavano, caro professore. Sì, lo ha reso pietra. Senta, in ordine estetico, una curiosità prima del saluto. Ma secondo lei a Silvio Berlusconi dona quel simil Gotti con il quale si è presentato a Fiuggi, e dunque questo blu notte, questa camicia aperta, questa cosa ancora? Oh, no, no. È vero? Ma non lo so, questo qui ogni tanto lui indulge al monocromo verso il nero e il blu scuro, sì, che gli deve aver insegnato qualcuno, diciamo, sulla metà della prima decade del nostro millennio, cioè il 2004-2005, e da quel momento lo si è visto presentarsi più o meno al tempo dalla bandana in avanti, ha cominciato a indurre, cioè a indulgere a queste fogge bizzarre tra il pirata e il capomafia, certo, che sono così, insomma, non si, una volta aveva quei completini, quei tailleur del doppio petto con la cravatta a puntini e la camicia azzurra, adesso invece ogni tanto esce, cioè frequentemente esce con lo scamiciato senza cravatta, ma questo d'altra parte probabilmente questa cosa una ragazza gli avrà detto, tra un conato e l'altro, guarda, certo, che sembri un ragazzo vestito così, e questa cosa lo vai, gli è rimasta impressa, perché è una frase detta bene, certo, può avere un'influenza fondamentale, certo, si guarda che sembri un ragazzo così con la camicia nera, sei molto, non sembri quel vecchio che sei, questa qua, questa ragazza, lui ha, di tutte le attività amorose che l'avevano legato a questa ragazza, questa è stata quella più carica di dolcezza e di affetti, ha detto lei. C'è dubbio. Cara giovane amica, è vero, credo che sia così. Va bene, professore, viva, un abbraccio forte e a domani. A domani, compagni. La rivoluzione avanza. Al 14 di luglio, il partito della rivoluzione, Vittorio Sgarbi e la noi rivoluzione. Con lui. E va noi bene. Con lui. A domani, evviva. Al professor Vittorio Sgarbi e a te, Marcello Micci, a domani. Evviva.